Milano. È fatta, le Olimpiadi del 2026 si svolgeranno in Italia. Il Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato a Milano Cortina l'organizzazione dei giochi, battuta la Svezia. Si tratta della terza Olimpiade invernale per l'Italia, dopo quella di Cortina del 1956 e quella di Torino del 2006. La quarta in assoluto, considerando anche l'edizione estiva svoltasi a Roma nel 1960. Una grande rivincita dopo la doppia sconfitta ai giochi estivi del 2004 e del 2024. Oltre a Milano e Cortina, i giochi si svolgeranno in Valtellina, in Trentino e Alto Adige. A Losanna, dove i membri del comitato hanno deliberato, nessun dubbio, l'Italia ha ottenuto 47 preferenze, lasciando a quota 34 la Svezia. Noi abbiamo diversi elementi su cui abbiamo puntato anche sul dossier che abbiamo presentato al CIO. Abbiamo gli impianti sportivi, abbiamo anche gli investimenti che già stiamo dando all'impiantistica sportiva per continuare a migliorarla e renderla sempre più fruibile. Abbiamo anche un sacco di associazioni sportive che rendono vivo lo sport in Lombardia e in Veneto e anche in tutta Italia, che possono anche collaborare. È stato un gioco di squadra, è tuttora un gioco di squadra e sarà un gioco di squadra tra regioni, governo, città, associazioni sportive, CONI, federazioni, in modo tale da avere il meglio e dare il meglio. Sono sicura che ce la faremo. È un momento di grande emozione. Di grande emozione, di grande tensione, ma anche di consapevolezza di avere fatto bene il nostro lavoro. Ci abbiamo lavorato tanto, ci ha lavorato tanto il presidente Fontana, il sindaco Sala, tutte le compagini di Regione Lombardia, Regione Veneto, e questo è finalmente un grande risultato. Altre volte con questo sforzo eravamo rimasti con l'amaro in bocca, la preoccupazione, la palpitazione c'era, ma finalmente è stato riconosciuto il nostro grande valore. Milano dopo Expo è una grande città internazionale a cui non si poteva dire di no, era impossibile, perché Milano ormai è una città che va a livello mondiale, un po' più, se mi permettete, di Stoccolma. Da sportiva, io ho vissuto questo countdown da sportiva, ho fatto tre Olimpiadi, Lillehammer, Albertville e Nagano. Oggi ho aperto il cancelletto per la quarta volta e sono impazzita. Milano è internazionale, ma sono certa che Regione Lombardia, con le sue montagne, le sue città d'arte, i suoi percorsi gastronomici e i suoi siti UNESCO, sarà vincente.